iniziamo con l'autore di questo cortometraggio. Ecco, come nasce l'idea di fare questo cortometraggio? Allora, studiando storia appunto all'università mi sono incuriosito su ciò che è la storia di Scilla, questa ninfa che viene ad essere citata nell'Odissea di Omero, e quindi ho voluto un po' scavare nella sua storia e a mio stupore ho scoperto che comunque non era il semplice mostro che tutti noi conosciamo, ma aveva una storia sua alle spalle, che era quella di una bellissima ninfa che a causa dell'invidia della maga Circe viene ad essere trasformata nel mostro che tutti noi oggi conosciamo. Sì, noi abbiamo le risorse per poter fare tutto, noi abbiamo anche una storia ricchissima, cioè basti pensare che in una delle prime opere classiche raccontata nell'antico mondo greco si parla di una bellissima ninfa calabrese, perché appunto viveva sulle nostre coste, e il nostro obiettivo questa sera non è semplicemente raccontare la storia di questa ninfa, ma anche ne facciamo una comparazione con ciò che è la storia della nostra terra. Per quale motivo? Perché come ho detto prima, Scilla, una bellissima ninfa trasformata in un mostro per la gelosia di qualcun altro, per la gelosia della maga Circe. Forse la nostra Calabria, dopo 2500 anni da cui è stata scritta questa storia, sta vivendo questo sulla propria pelle, una bellissima terra, anche lei una bellissima ninfa che tante volte agli occhi delle persone è trasformata in un mostro per la cattiva informazione, per ciò che si dice contro di lei. E quindi ecco il messaggio che noi vogliamo dare questa sera è appunto questo, utilizzando appunto la storia di Scilla. Difficile trovare le musiche per questo cortometraggio? Beh, più che altro è stato difficile trovare un'interpretazione un po' diversa dal solito e anche colori musicali un po' diversi da quelli che si trovano di solito. La mia preferenza è andata sulla parte più luminosa delle musiche, incentrando questa figura di questa ninfa bellissima e valorizzandone la sua bellezza piuttosto che i lati oscuri, come spesso succede anche alla nostra terra. Realizzare un cortometraggio è sempre difficile perché c'è una parte tecnica da seguire oltre che una storia, perché sbagliare è facile in un cortometraggio, specialmente quando racconta la storia di una città, di una Calabria, una regione che non va errata. Il cortometraggio è stato sì difficile da fare perché purtroppo non abbiamo avuto i mezzi necessari e anche i fondi per poterlo realizzare come volevamo, però alla fine il prodotto è uscito un bel prodotto. Io ho visto il premontaggio, ho seguito la supervisione del montaggio oltre che la regia, e devo dire che è un cortometraggio che sarà molto apprezzato per quello che racconta e perché ci porta a conoscenza di una storia antica della Calabria che merita di essere raccontata a tutti. Abbiamo creato questo cortometraggio partendo letteralmente da zero con macchine low budget e utilizzando dei programmi di montaggio a disposizione di tutti, semplicemente acquistando un computer. Il tocco di classe appunto è stato riuscire a trasportare la modernità del cortometraggio con degli effetti, con delle musiche curate dal compositore Michele Arena, e realizzare questo cortometraggio che ci ha mandati indietro di 2500 anni. Questo è stato sicuramente il tocco che ha migliorato questo prodotto, partendo appunto da un budget risicatissimo. Anche il Gioiosa Marina Social Club di Brooklyn, a New York, ha partecipato alla parata del Columbus Day. Il Columbus Day, come tutti sappiamo, è una festa nazionale americana che si celebra ogni anno a ottobre per omaggiare Cristoforo Colombo, l'uomo che nel 1942 scoprì le Americhe, come la storia ci insegna. È una mera parata organizzata lungo le vie dello shopping del centro di Manhattan, dove vi partecipano circa 35.000 persone, inclusi gruppi, bande, carri e marine. Questa sfilata attrae circa 1 milione di visitatori e un altro 1 milione la seguono in diretta in TV. E la soddisfazione è quella di vedere un pezzo di Locride, un pezzo di Calabria. Parliamo dei club, del social club Gioiosa Marina, che ha creato un vero e proprio carro. Come si vede da queste immagini che i nostri immigrati ci hanno mandato, il social club Gioiosa Marina ha avuto un ruolo di vero e proprio protagonista.
La polizia ha smantellato una rete di utenti che attraverso una nota piattaforma di messaggistica che garantisce l'anonimato degli utenti scambiava materiale pornografico realizzato sfruttando minorenni. Le indagini dei poliziotti del compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di Torino hanno portato all'esecuzione di 12 decreti di perquisizione a carico di altrettanti indagati, di cui 4 non ancora maggiorenni, che devono rispondere di detenzione e diffusione di contenuti pedopornografici. 3 sono stati arrestati in Campania, Calabria e Lombardia, sequestrati inoltre migliaia di file. L'indagine è stata diretta dalla Procura di Torino, gruppo Criminalità Organizzata e Reati Informatici e coordinati dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma. L'operazione ha coinvolto tutto il territorio nazionale, coinvolgendo tra l'altro gli uffici di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto. Ed è nata da un'attività sotto copertura svolta nell'ambito del contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso la rete. Le tracce informatiche hanno permesso di individuare partecipanti delle chat e l'amministratore di un canale dove reperire materiale particolare con una iscrizione a pagamento di 25 euro. L'uomo è un 37enne, è stato arrestato in Calabria per commercio di materiale pedopornografico, aggravato per aver utilizzato strumenti volti ad impedirne l'identificazione. A suo carico, oltre numerosi supporti informatici, sono state sequestrate carte debito credito e un portafoglio elettronico. Le doppie o triple fatturazioni hanno le ore contate? Questo è solo uno dei punti qualificati dell'accordo prodotto ieri dall'intesa tra la Regione Calabria e il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, guidato dal generale Guido Mario Geremia. L'obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione tra le parti ai fini dello svolgimento delle attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario. La collaborazione sarà attuata attraverso un adeguato coordinamento infooperativo tra le funzioni proprie della Guardia di Finanza, del commissario ad acta e delle unità operative deputate alla gestione del contenzioso delle aziende sanitarie calabresi, assicurando il necessario livello di legalità, efficienza, efficacia e trasparenza nelle diverse fasi di applicazione dell'attività di ricognizione. Siamo riusciti a firmare questo protocollo che discende da una norma di legge inserita nel decreto fiscale che ci dà la possibilità di utilizzare le competenze e l'esperienza della Guardia di Finanza nelle attività di ricognizione del debito. Sono competenze ed esperienze preziose che ci consentono di svolgere questa attività assicurando trasparenza, legalità e dimostrando ai calabresi e al Paese che anche la Calabria sa quantificare il suo debito sanitario. In 12 anni di commissariamento non è stato possibile farlo. Ricordo che fino a qualche tempo fa si parlava dei conti della Calabria come dei conti di una contabilità orale. Sono contento perché grazie al contributo della Guardia di Finanza e grazie al lavoro svolto dal commissario di Azienda Zero, il professor Profitti, dal capo dipartimento, al subcommissario e dai dirigenti della regione, dimostreremo al Paese che la Calabria finalmente sa quantificare il suo debito e sa ricostruire il sistema della sanità che abbiamo raccolto in macerie e che stiamo appunto ricostruendo passo dopo passo. Questa attività, lo dico con chiarezza, sarebbe stata molto più complessa da svolgersi senza il contributo essenziale della Guardia di Finanza. Per questo sono particolarmente contento della firma di questo protocollo, che non è l'unico, perché abbiamo già firmato altri protocolli in passato sulla tracciabilità dei fondi comunitari. Ci sono tante risorse in Calabria. La Calabria è una terra di grandi opportunità, è una terra che oggi ha anche risorse economiche importanti da spendere, anche nella sanità, perché non siamo più in deficit. Significa semplicemente che il motore del nostro sistema però sanitario non gira come dovrebbe, perché non vengono assicurati i servizi, per cui ci sono risorse da spendere nella sanità, ci sono risorse da spendere in tanti ambiti della vita amministrativa della regione. Noi vogliamo spenderle assicurando che queste risorse siano indirizzate
nella sanità alla cura dei cittadini, nelle altre attività allo sviluppo dei territori, non vengano invece, non diventino invece preda di profittatori, di persone che hanno comportamenti opportunistici in sanità. A tutti voi è capitato di ascoltare vicende che raccontano di doppi e tripli pagamenti. Quindi il contributo della Guardia di Finanza è un contributo essenziale, fondamentale. Siamo contenti che questa sinergia interistituzionale che abbiamo costruito anche in altri ambiti si stia consolidando anche nel governo dei conti della sanità. Sul piano esecutivo, i referenti per le attività da svolgere sono, per la struttura commissariale, il commissario ad acta ai vertici delle aziende sanitarie calabresi, per la Guardia di Finanza il comandante provinciale di Catanzaro per le attivazioni del commissario ad acta, i comandanti provinciali competenti per il territorio in relazione alla sede delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere per le attivazioni e le modalità di sviluppo della collaborazione con le strutture operative semplici e complesse di tali aziende deputate alla gestione del contenzioso. È un'attività che verrà posta in essere, su cui il Corpo, anche in attuazione di quella della previsione normativa, ha impegnato uomini e mezzi. Sono in arrivo anche le 45 unità aggiuntive che stanno per essere finite, anche il corso di specializzazione da dedicare al settore. Ma questo è il risultato di 10 anni di impegno del Corpo decennale nel settore della spesa sanitaria. In questo momento il Corpo collaborerà con la Regione nello specifico per la ricognizione del debito e per la quantificazione dei crediti vantati dai vari soggetti.